Gentili San Paolini e amici della San Paolo, un cordiale saluto da Antonello e da Mariano. Oggi, 7 ottobre 2013, in mezzo ad un diluvio universale, con le riprese televisive di Raffaele Fanzoi, che ringraziamo, iniziamo la trasmissione numero 2 di Canale San Paolo, la prima TV della San Paolo. Iniziamo ovviamente dando lettura dei risultati delle nostre squadre. Juniores regionali, San Paolo Latte Dolce 1-4, allievi regionali Torres 1903 San Paolo 4-1, giovanissimi regionali San Paolo Torres 1903 3-0. Facciamo il punto sulle partite del fine settimana. Le nostre tre squadre regionali hanno tutte giocato con compagini blasonate e fuori classifica. Purtroppo la Juniores, dopo oltre un anno di vittorie, si è dovuta arrendere in casa alla straordinaria superiorità del Latte Dolce, che ha giocato un calcio davvero eccellente, in cui velocità e precisione nei passaggi hanno fatto la differenza. Il gioco perfetto dei cugini sassaresi ha frastornato i nostri ragazzi, che pure si sono battuti da leoni, ma niente hanno potuto contro una corazzata che non ha mai buttato via un pallone solamente un pallone. Onore al merito, di fronte a squadre del genere c'è solo da imparare. È stata comunque una festa. Alla partita hanno assistito numerose persone, tra cui l'assessore allo sport Alessio Marras, che ha avuto nei nostri confronti parole di elogio ed incoraggiamento. I nostri ragazzi sapranno come rifarsi già da domenica prossima a Tempio. Anche gli allievi purtroppo hanno perso, ma hanno giocato alla pari con i pari età della Torres 1903 a San Giorgio per almeno tre quarti della gara. Infatti, dopo aver raggiunto il pareggio, hanno dovuto cedere il passo solamente dopo aver perso un giocatore per espulsione. I nostri ragazzi hanno così giocato l'ultimo quarto della partita in inferiorità numerica e hanno preso tre gol, uno di fila all'altro. Note positive invece dai giovanissimi di Mister Furesi, che a Carbonazzi si sono sbarazzati della Torres 1903, dimostrando di avere assorbito la sconfitta di Alghero del loro esordio. Sia il Latte Dolce che la Torres sono fuori classifica e in questa settimana perciò nessun punteggio è stato aggiunto o tolto alle nostre squadre. Bene, proprio per parlare della prestigiosa vittoria dei giovanissimi è qui con noi Mister Gianni Furesi. Mister, che cosa è cambiato tra la batosta di Alghero e la bella affermazione di questa domenica? Niente di particolare, i ragazzi hanno avuto un briciolo di malizia in più, hanno giocato con più convinzione, hanno espresso a tratti il gioco che voglio io e che stiamo provando durante la settimana, e così abbiamo potuto ottenere questo risultato che ci premia per il lavoro svolto questo mese che abbiamo iniziato la preparazione. Domenica dove giocate e che partita sta preparando? Domenica siamo a Usini, una diretta concorrente alla salvezza, perché noi, come ho già detto ai ragazzi, partiamo per salvarci. Avevamo l'idea di andare avanti con un torneo di provinciali, poi siamo stati catapultati nella realtà regionale. Non perdiamo di vista la valutazione dei ragazzi, e pertanto pensiamo appunto al nostro premio è la salvezza, quella che cerchiamo. E domenica sarà una partita improntata esclusivamente all'attacco, come voglio io, perché i ragazzi hanno risposto bene questa domenica e sono sicuro che faranno bene anche domenica prossima, con una squadra più o meno alla nostra altezza, dove ci confronteremo ad armi pari. Ok mister, in bocca al lupo. Grazie. Ora parliamo con i protagonisti di quella partita. Sono con noi Daniele Del Prete e Matteo Sanna, una punta e un difensore dei giovanissimi, sicuri artefici della vittoria a San Paolina. Daniele, tu hai fatto il secondo gol. È stato un gol particolare, quasi al rallentatore, che ha fatto venire il batticuore a tutti i tifosi, perché la palla non si decideva a entrare. Ce lo vuoi raccontare? Che azione avete fatto? Te lo ricordi? È partito tutto da un recupero di Francesco Pitalis, che ha passato la palla alla prima punta, Daniele Stacca, che è andata dentro l'area di rigore, il portiere è uscito, Daniele l'ha passata a me, ho cercato in qualche modo di tirare in porta perché l'ho sbilanciato, colpendo la palla male è entrata molto di corrente. Ed è entrata piano. Hai esultato quando è entrata, sì, te l'aspettavi, perché sì, ha fatto una traiettoria tutta particolare. Sì. E sei stato contento, sì. Sì, ho cercato di difendere la palla finché. Se era uno schema, ovviamente. Matteo, tu sei l'ultimo baluardo della difesa. È forte il tuo reparto, c'è affiatamento con i compagni. Come la dirigi la difesa? Allora, io la dirigo, diciamo qua.
Poi Terzini in quella partita ha giocato benissimo, poi vabbè, Gabriele è sostituibile per me, perché con lui boh, mi sento bene in difesa, sicuro. E poi anche gli altri hanno fatto una partita perfetta. Hai sempre giocato in difesa, Marco, tu, da sì, quando eri piccolino. Sei uno insieme a Daniele che è cresciuto da quando eravate in Milano. Sì, era un bel po'. La maggior parte di difesa. Sentite, domenica prossima cosa si fa? Si vince. Bravi, ok, in bocca al lupo. Grazie. Fermo un po'. Oggi è con noi anche Marcello Sannino, allievo di Mister Contini, attaccante che sabato ha esordito con la Juniores. Nel reparto di davanti è stato tra i migliori della San Paolo, non sfigurando al fianco dei più anziani, Niedu e Olia. Marcello, ci racconti la tua esperienza con la Juniores? Eri emozionato? Comunque è bello esordire con i più grandi, diciamo. Sì, già è piaciuto mio perché giocare con i ragazzi più grandi, perché è un altro gioco, è un altro ritmo. Che partita è stata quella con Latte Dolce? Perché abbiamo perso 4-1, però è stata una partita intensa. Sì, vabbè, loro attaccano sempre forte, come è sempre stato, perché è la squadra al mondo di Sassari la più forte del cielo. Però anche noi abbiamo... siamo espressi, Ti faccio un'ultima domanda. Tu vieni dalla Torres. Ti è piaciuto di più esordire con la Juniores in una partita così importante, oppure ti è dispiaciuto di più non essere presente con i tuoi compagni allievi contro i tuoi vecchi amici allievi della Torres? Sì, mi è piaciuto che è stato bello esordire con i più grandi, però avresti voluto giocare. Non sarebbe stato giocare contro i miei ex compagni. Magari avresti dato un apporto determinante. Bene. Come ti trovi alla San Paolo? Bene, allora in bocca al lupo anche a te, grazie. Grazie. Per parlare dei campionati della scuola calcio abbiamo un sicuro protagonista, Francesco Cadoni. Sentiamo le domande e gustiamoci le risposte. Ciao Francesco. Ciao Francesco, da quanto è che giochi a calcio? Da 2 anni. Come mai giochi a calcio? Per caso hai qualche fratello che gioca nella San Paolo? Sì. E chi, come si chiama? Marco. Marco, qual è il ruolo che ti piace di più? Quindi un attaccante, ti piace fare gol, giusto? Non ti piace stare in porta? Però è bello stare in porta, o no? No. No? Ascolta Francesco, chi è il tuo allenatore? Carlo. Carlo? Mister Carlo? È bravo Mister Carlo? Vero? Adesso iniziate il campionato, giusto? Ecco, quali sono gli obiettivi vostri? Di vincere. E poi anche di? Divertirsi. Bravo. La cosa più importante è divertirsi, poi se vinciamo siamo contenti. Ma tu ti diverti? Questo è importante. Vabbè, dov'è che la vostra attività, dove la svolgete? Dov'è che tu giochi, ti alleni? Qual è il vostro campo? A San Paolo. A San Paolo? Nella chiesa. Ti trovi bene a San Paolo? Molto? No! Così. E dov'è che vorresti andare a giocare tu? Il Barcellona. Se per caso un giorno vai a giocare al Barcellona ti ricorderai della San Paolo? Sì. Va bene. In bocca al lupo Francesco, allora mi raccomando fai vincere la San Paolo. E prendiamo questo monito per migliorarci ancora, evidentemente ancora non è piacere pieno di giocare con la San Paolo, ma ci arriveremo. Ciao Francesco. Allora, due parole conclusive sui fatti da copertina di questo turno di partite. È stata una giornata particolare. Le nostre squadre hanno affrontato Latte Dolce e Torres e hanno giocato le loro partite senza paura, alla pari, guardando negli occhi l'avversario e dicendo la loro. E questo va a merito dei San Paolini, perché vuole dire che stiamo crescendo e che i campionati regionali, seppure siano difficili, sono alla nostra portata. Vorrei fare una copertina negativa e una copertina positiva. La copertina negativa la merita certamente una nostra espulsione nella partita degli allievi, un'espulsione determinante su cui occorre meditare e riflettere, perché non è da San Paolo. Sono sicuro che l'allenatore saprà parlare ai ragazzi ed evitare che ciò possa riaccadere. Veniamo alla copertina positiva. Consentitemi di dedicarla agli Juniores, però questa volta agli Juniores del Latte Dolce.
Vedete, quando si vince in quella maniera, peraltro senza ostentare la propria bravura e con grande umiltà, l'avversario non può sentirsi umiliato o frustrato perché ha perso. È stata una bella lezione di calcio da cui noi abbiamo solo da imparare. Abbiamo imparato che ciò che ha fatto di quella squadra una autentica macchina da guerra è stato sicuramente l'acquisizione da parte di tutti i giocatori di una tecnica superiore, e abbiamo imparato che quella tecnica superiore, come tutte le tecniche, può essere imparata e appresa, e anche noi possiamo acquisirla. Basta avere continuità, esercizio, disciplina, sacrificio, umiltà, costanza nell'applicazione e buoni maestri, tutte componenti di cui la San Paolo è ampiamente dotata. Quindi brava latte dolce, ma comunque forza San Paolo. Se tutti collaboriamo al meglio, nessun traguardo ci può essere precluso. Quindi per il Juniores, tutti a Carbonazzi, non solo per la Juniores ma anche per gli allievi, a Carbonazzi domenica alle 10 per la partita dei regionali. Bene, abbiamo proprio finito. Ciao a tutti da Mariano e da Antonello.